tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo finalmente il libro risponde book tag. Ho avuto un attimo un perdimento, da cui sono stata taggata da The Tubers Lovers, che saluto e ringrazio tantissimo. Vi lascio il link al suo canale qui sotto, così se vi interessa potete andare a vedere anche i suoi video o comunque anche il suo tag. Ho scelto due libri per fare questo tag. Il primo è Life and Emma dei Vampiri di Richard Winter. Questo libro è bellissimo e volevo assolutamente inserirlo all'interno di questo tag. E poi ho scelto Shadowhunters e Città di Ossa. Sono tre i miei libri preferiti in generale della saga di Shadowhunters, quindi ho deciso di usare appunto questi due libri. Partiamo subito con la prima domanda e partiremo appunto da Shadowhunters. La prima domanda è: questa parola indica la tua personalità? Vediamo cosa viene fuori, perché vediamo un po'. Allora, gente, sono una persona alla quale piace stare con la gente. Mi piace tantissimo, no, sì, sono una persona abbastanza socievole, non troppo esageratamente socievole, però sì, sono socievole e comunque sto condividendo queste cose con voi che siete delle persone, quindi sì, mi piace stare con le persone, con la gente, quindi sì, per questa domanda direi che per il momento siamo andati sul sicuro e ci ha abbastanza azzeccato, direi. La seconda domanda invece è: questa parola indica ciò che desidero, e questa volta utilizzeremo appunto l'Accademia dei Vampiri. Vediamo un po' cosa desidero. No, ho preso la parte, il titolo 9. Il titolo è capitolo 9. Desidero un 9 in matematica. Sì, desidero un bel 9 in matematica. È una cosa che vorrei prendere tanto, ma che probabilmente non accadrà mai. Ma desidero un 9 in matematica. E tra l'altro ho fatto la verifica e non so come sia andata. Però per il momento questo tag sta andando abbastanza bene, tra virgolette, non sta dicendo cose troppo assurde. Terza domanda: questa parola la dedichi ai tuoi nemici. Oh, vediamo un po' cosa viene fuori, perché assolutamente questa volta usiamo appunto Shadowhunters. Rimasta. Vi auguro di rimanere incastrati sull'autobus. No, non lo so, scherzo. Non lo so, rimasta. Rimarrete stupiti da ciò che potrò fare. No, non lo so, veramente. Risulto minacciosa così, ma non saprei cos'altro. Che altro dire su rimasta? Se avete qualche idea al posto mio, consigliatemela qui sotto. Qualcosa che dedicherò ai miei nemici con la parola rimasta. Quarta domanda: questa parola indica la tua sfera sessuale. L'Accademia dei Vampiri, vediamo cosa viene fuori anche qui. Allora, vediamo un po'. Da. Sì, da. È normale, tutti no, abbiamo i da. No, comunque, da. Io amo i da. E comunque mi piacciono molto i da. Vabbè. Quinta domanda: questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Come al solito prendiamo Shadowhunters. Cosa non mi accadrà mai? Anello. Ma io veramente spero che un ragazzo di un anello me lo regali. Oppure che in generale qualcuno mi sposi prima o poi, ma anello, bene, ho un futuro felice, no? Vabbè, si può essere benissimo felice anche senza essere sposati, però anello, non mi accadrà mai di ricevere un anello, di comprare un anello, no, perché ne ho già tanti, non mi capiterà mai di salire su un anello, no, non lo so, anello, non avrò mai qualcuno che mi regalerà un anello, avrò una vita triste e sola. Sesta domanda: questa frase sogni di tatuartela. Pah! Con l'Accademia dei Vampiri, poi vediamo cosa viene fuori. Ragazzi, ho paura. E già io i tatuaggi non regaliamo, figuratevi faccio davvero una frase. Stava avendo la meglio sull'afflizione di poco prima. Una frase che proprio ha un significato così importante che me la tatuerei proprio ovunque, ma mi tappezzerei la faccia di questa frase. Ditemi il senso. Beh, bellissima. Me la tatuerei proprio subito, nell'immediato, così. Settima domanda: questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. Allora, vediamo un po'. Non c'era da stupirsi se le faceva male la faccia. Aveva dei lunghi graffi paralleli che correvano dall'angolo dell'occhio destro al bordo della bocca. Dovrei picchiare qualcuno per ricchezza immediata? Bene. No, no, no. Violenza no. Ottava domanda: questa frase la userai per abbordare. Poi io che sono una di quelle proprio espansive, quindi ragazzi, proprio subito. Allora, vediamo un po' cosa userei per abbordare. Che frase userei per abbordare?
non restò ad aspettare la mia risposta, invece mi precedette aprendo la porta della classe di scienze. Dissi che conquisterei tutti, proprio i ragazzi che avrebbero i miei piedi mi chiederebbero di sposarli lì sul momento. Una frase sensata, sì. Ha un senso incredibile. Nona domanda, questa frase rappresenta il tuo futuro. Oh oh, speriamo bene ragazzi, allora, se questa frase rappresenta il mio futuro. Sentì la mano di Simon sul braccio. Avrò Simon nel mio futuro. Potete capire, io amo Simon. È il mio personaggio preferito in assoluto di tutto Shadowhunters. E l'idea di avere Simon accanto a me nel futuro sarebbe una cosa stupenda. Io tipo lo amo, una cotta platonica per quel ragazzo. Quindi sì, nel mio futuro ci sarà Simon. Che bello, il mio sogno si è avverato. Sono felice. Decima domanda. Tagga tre persone e dedica loro la nuova frase selezionata. Allora, io chi posso taggare? L'ha fatto l'universo mondo questo video, io non so veramente chi taggare. Vi taggo tutti, se non l'avete ancora fatto, avete un canale, fatelo. Io veramente non so più chi taggare perché l'ha fatto l'universo mondo questo video. E la frase che vi dedico, vediamo un po' a tutti quelli che ho taggato, all'universo che ho taggato, è... Ringrazio Dio ogni giorno di avere con me Anna baciata dalle tenebre, poiché senza di lei di certo non sopravviverei. Ragazzi, vi amo tutti. Finalmente, grazie di esistere. No, sono seria, vabbè. Però sì, questa frase ci stava, molto poetica e romantica. Comunque niente, questo tag è assurdo, ragazzi, veramente. Vengono fuori delle cose senza senso, ma è lo scopo del tag, io penso. Non so chi ha inventato questo tag, comunque... qualcuno lo dovrebbe aver detto, quindi farò qualche ricerca e vi metterò il link anche del suo canale qui sotto. Niente ragazzi, spero che questo video molto molto spensierato vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!